tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video oggi vedrete la mia schermata del computer, perché voglio andarvi a fare un video su come si creano i CC di per The Sims 4, i Creative Commons, e l'utilizzo dei due programmi basilari, diciamo, per The Sims, uno più di immagini e un altro il vero e proprio del video. Ci sarebbe anche un'altra per controllare le mod, ma io non ce l'ho. Intanto vi spiego brevemente come si installa una mod. Allora, come si installa una mod? Allora, per installare una mod, allora, dobbiamo andare in... apriamo la nostra cartella. Dobbiamo andare in... questo non lo vogliamo, grazie. In Documents, Electronic Arts, The Sims 4 Mods. Qui dovete mettere tutti i CC e le mod. I CC e le mod si scaricano online. Vi consiglio due siti per scaricare, ovvero per scaricare le mod vi consiglio The Sims Resource, ma anche Pinterest, oppure anche Tumblr, anche lì se ne trovano un botto, ma anche su Mod The Sims. Vi metto giù in descrizione i link di Mod The Sims e The Sims Resource, dove vi metto anche il link dove io creo, dove io ho messo alcune mie creazioni di CC, ci sono alcune maglie, alcuni quadri, e praticamente da lì potete scaricare la qualunque, anche per altri The Sims, non so per il 4. E lì ci sono, su Mod The Sims trovate più mod, sinceramente, aggiornate, tutte aggiornate. Su The Sims Resource trovate meno mod, ma tanti CC, quindi tanti capelli, maglie, quadri, e chi ne ha più ne metta, ma anche qualche modicina ci stanno. Allora, per intanto andiamo a vedere i try importer, che è proprio una cosa non tanto... praticamente, allora, entrambi i programmi, per funzionare dovete avere The Sims 4 installato, perché va a controllare nella cartella di The Sims 4. E praticamente questo serve praticamente solo per vedere tutta la tua galleria, cosa hai messo nella tua galleria. Quindi nella mia galleria ci sono le studentesse Blackwell, ci sono Villa, che non so chi sono questi, non lo so. Ci stanno Sheridan, la famiglia Panno, c'è Silvia dell'Occhio Critico, vi lascio nelle delle info il video dove l'ho creata, la Magione Bellezza, i personaggi di Oidmir, di Villa, la nostra Mercury e così via. E questo qui praticamente serve per scaricare le immagini in PNG, ma anche per vedere che CC sono stati utilizzati per i Mercury. Quindi se noi andiamo tipo su J Price, ci fa vedere tutti i file usati per la creazione di che sono stati utilizzati nella creazione del sim. Ecco, andiamo a guardare ora Sims for Studio. Allora, ora vi vado a parlare di come si creano. Allora, cosa vi serve? Sims for Studio, lo trovate tranquillamente su internet se scrivete Sims for Studio. Un programma di grafica. Allora, se siete ancora alle prime armi con la grafica e non volete andare a spendere troppo, ma si può fare anche in altro modo, ma state attenti, vi consiglio due programmi free che sono abbastanza basilari, ovvero Paint.net oppure GIMP. Li trovate tranquillamente, sono free, ma sono un po' di bassa qualità, diciamo, perché sono free. Io uso Photoshop, che ovviamente avete capito. Cosa vi serve? Photoshop e Sims for Studio. Allora, Sims for Studio si presenta così, ora ve lo apro. Ecco qui, si presenta così. Potete fare sia le pose con animazione. Praticamente per quello vi servirà Blender. Io non ve ne parlo perché io non lo so fare. Però se volete più spiegazioni,
giù in descrizione, ma lo trovate sul sito dove scaricate The Sims for Studio, però vi metto il link in descrizione. Vi metto anche il support dove ci sono il manuale online. Poi ci sono questi due che sono per fare le mesh 3D, quindi io vi spiego come ricolorare degli oggetti. E qui sul costruire, qui sull'oggetto, se non sbaglio, crea un oggetto, ora mi ricordo tanto bene, andiamo a controllare. Ci vuole un po' per caricare, ci vuole un bel pochino. Allora, vi spiego solo come si fa una cosa sola, perché tanto è facile, perché tanto è la stessa cosa. Ah, vabbè, ok. Questa non so come si usa, quindi non la andiamo a vedere. Scusate, ho sbagliato tutto. Lo dico per bene. Allora, qui trovate... Allora, qui in costruire tutti i muri, tutti il piano, quindi tutti i pavimenti, il tetto, le fondamenta e il terreno, se volete ricolorarli. Ok, qui sul cast trovate capelli, vestiti, maglie e tutto quanto per tutto, per toddler, per bebè, bambini, adulti, giovani adulti, vecchi e tutto quanto. E qui gli oggetti per la casa, quindi che ne so, le sedie, le poltrone, così. Allora, per fare una maglia tipo, ora vi faccio un esempio, non vi basterà senz'altro che scegliere l'oggetto, quindi per esempio voglio farmi una maglia, diciamo, per una sim. Andiamo a scegliere cosa ci vogliamo fare, quindi andiamo... Ah, possiamo fare anche per i dog, i cat e i small dog, è aggiornato a cani e gatti, ma anche a stagioni, se non sbaglio. Se non sbaglio anche a stagioni. Sì, ok, è aggiornato fino a Get Famous, quindi fino all'ultimo pack. Quindi sono scaricato e aggiornatissimo. Ovviamente non c'ho tutto. Andiamo su femmina. Età tutto, parte. Qui andiamo a scegliere, io vado su top. Su top. E prendiamo, che ne so, questa qua. Allora, ho questa. Ci chiede di salvare il CC, quindi io vado sulla mia cartella di CC, la chiamo prova. E questo, ora lui ci ha salvato il CC, che poi noi possiamo mettere nella cartella così. Ora noi dobbiamo modificarlo. Come si fa? Allora, si può fare in questo modo così. Allora, intanto... riesco magari. Ok, allora qui in warehouse praticamente potete scegliere per chi è il gruppo, il tutto quello che volete, il testo, questo qui non l'ho mai fatto io, però qui potete anche come si chiama la cosa e bla bla bla. Però torniamo qui. Allora, dobbiamo esportarlo per usarlo su Photoshop. Allora, lui, praticamente, noi facciamo qui, esporta, lo chiamo prova, e ci ha creato questa immagine PNG. Che noi possiamo mettere in Photoshop, Gimp o Paint.net per modificarla. Una volta modificata, io prendo un'altra maglia che io già feci, vedete? Questa qui, e vi faccio vedere come importarlo. Allora, si fa così, importa e semplicemente apri, vedete? Ecco qua. E poi noi facciamo salva
e il pacchetto è salvato. The Sims, Sims 4 Studio può fare anche altro, ovvero può tradurre le mod. Ora io... Allora, per il resto è tutto uguale. Volevo farvi vedere come, come tradurre una mod, perché tanto possiamo farlo. Allora, tipo questo, io l'ho già tradotta, già tradotta. Allora, aprendo una mod vi apre questo. Allora, noi dobbiamo andare sulla nostra lingua. Cioè, volete tradurre in giapponese, traducetela in giapponese, non è vero. String, table, ecco qua. Locale, questo non modificate nulla. Prendete qui. Andate su modifica elementi. E vi aprirà questo. E quindi voi qui, tipo annulla il contatto di stanza, vi potete scrivere quello che volete. Apri la porta al coinquilino, scrivete quello che volete, traducete. E questo lo salvate, salva, lo mettete nel gioco e il gioco vi sarà tradotto praticamente. Io vi ho spiegato proprio brevemente come funzionano questi programmi. In descrizione trovate tutti i link utili. Detto questo, lasciate un mi piace, un commento se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!